Ecco, professore, la narrativa quale posso? No, sbagliato. Che occupo posto? Che occupo posto? Tu? Che posto? Posto io, ho detto. Orco io, ho detto. Renato, come mai decidete di... Renato, come mai decidete di... Guarda, che si può? Buonasera, bentrovati per questa nuova... Buonasera, bentrovati per questa nuova... Non mi fermare dopo la domanda. E allora, riprendiamo il nostro discorso, anche perché il tempo stringe, abbiamo pochissimi. Signore, ti danno. Se potesse voler guadagnare al ristorante, io non ne potevo voler guadagnare. Allora, quindi... Giacomo, come mi c***o ti mangi la manda così? Però a parte tutto, quando brisce questo casino a Giacomini, deve dire i ben mangiare o per girare la parola. Ecco, questo è il menù che lei è riuscito ad avere all'epoca, io lo faccio vedere. Partito Nazionale Fascista, Federazione Provinciale di Girgenti. A Sua Eccellenza Benito Mussolini, il banchetto, capo del governo e duce del fascismo. Cosa ha mangiato quel giorno Benito Mussolini da Girgenti? Bene, questo è il menù. Te lo dico io. Che infatti lo conosce la memoria. Eh sì. E vediamo se è vero. Allora, mangiare. Io quasi che sono nato in un paesetto. Mangiare, mi ricordo. Guardi, poi, qui parla di ristretto di pollo in tazza. Era pollo o fagiano? Ventice con salsa maionese. Insalata russa. Ma che era scritto qui? Pasticcini di pollo, non lo so, all'epoca. Palazzo di città. Era roba di coglione, non è vero niente. Come non è vero? Non è vero. Non è vero niente. Giacomini, ci prendono per culo. Te lo dico io. Ma se tu in genere non può sapere. Scusatemi. Io sono assistito al pranzo al circolo ufficiale di via Quattro Fondane. Scusi, signor Costantino, ma questo è il menù. Come te le dice? Ma dove questo menù? In quale ristorante erano? A Gellia. Ah no, io Gellia non gelo, non voglio sapere non gelo. Disgraziate, abbiamo abbigliato la guerra. Qua mai abbigliato la guerra? Purtroppo con i disanurati. E là, sì. Pronto. Giacomini, ci fanno diventare scemi, lo dico io. Allora, signor Costantino. Dica. E questo era il menù che io vi faccio vedere, che è il menù preparato proprio per il duce. Ristretto di pollo in tazza, ventice con salsa maionese, insalata russa, pasticcini di pollo, filetto infarcito, gelato alla siciliana, torta, fragole e caffè, vino Chianti, caffè bianco, champagne, questo alla faccia della povertà. Signor no, la faccia di... Mentre... Da dove sono andati spesso tutti questi documenti? Se ne lei, me ne ha dati lei. Io? Questi documenti hai dato? Un via da lì. Allora, riprendiamo, che ce lo uniamo perché non la possiamo riprendere. Ti ho fatto bene da scemo qua. Dai, riprendiamo. I tedeschi. Sì. E allora... Dentro lo schiengino c'era il nome di chi erano a dormire dentro la cella. E allora facevano 1, 2, 3, Si prendevano, che secondo me dovevano uscire, io facevo quanto sono fortunato. Quelle vanno a libertà e io questo qua. Ma quale minchia di fortunate che portare questa piatina all'ammazzato? Disgraziati. Ma lei è stato miracolato? Miracolato, sì. Ma per quale motivo? Che ne so. Io sono rimasto di nella chiesa, mi sono andato tutti, secondo me, a libertà. A quale libertà? Da portare forse a me di ammazzare. Ho capito. Minchia, che
Un altro episodio, lo posso dire, a Via Rasella, se te ti ricordi quando ci hanno fatto l'attentato ai tedeschi che andavano a montare. Io non mi posso ricordare. Sì, allora posso dire. Vabbè, ma... Allora, ha capito, ci siamo, perciò, hanno buttato la bomba per salvare i tedeschi. Ogni tedesco, ogni italiano. Oh, grazie, già. Registrati, Giacomini. Porco io, ho detto. Una puntata che, certamente, se il signor Costantino dice la verità, d'altronde lui ne è convinto, noi rispettiamo comunque quello che è il suo pensiero, ci sarebbe da stravolgere quella che è la storia. Ma che vengono qua? Per quanto riguarda il fascismo nel nostro paese. Noi la prendiamo per buona, ripeto, rispettiamo quello che ha fatto il signor Costantino. Non so che come era, che si chiama, mi vuole... Come che si chiama? Presidente, che vuole questo? Ho saputo che il pannato è che vuole. Che vuole che sta con lui? Mi facesse condurre, la prego in ginocchio. Ecco qui. Tu stava dietro. Abbiamo finito, ora che... Allora, mentre che è arriva la macchina di Edda, contemporaneamente arriva la macchina della Tepaci. Edda se la investe il malamore davanti ed è ed andata via e se l'ha andata. È stato testimone di questo. Sì, povero. E così è andata via la Petaccia. È andata via e basta Edda, che Edda aveva i coglioni quadrati, però che devo dire. Non l'avevamo già capito. A lei lo stimo perché sarebbe il numero uno. Io vorrei regalare qualche cosa a questo signore. Al nostro campo, veramente. Sì, perché... Come ci disse in principio, io sono l'amico dei poveri, amo i poveri, e non dico che è povero, ma è un lavoratore, lui ha le sue dipendenze, se lei si sa fare chi sa fare con... No, non è così, non è così. Noi senza di loro non possiamo andare avanti, ma io la ringrazio invece per... Ma lei, lui però è agli ordini suoi, se lei si dice tutte quante deve pensare là. Scusate, ma questo non sono ordini, questi sono metodologia di lavoro che comunque... Ma quest'uomo accanto a me è il signor Costantino Calogero ed è il prossimo ospite di Opinioni. Tanto per darvi una traccia di quella che sarà questa nuova puntata, vi dico subito che il signor Costantino ha fatto parte della scorta niente meno che di Benito Mussolini. E la famiglia? Lei non va a parlare, signor Costantino. Vi dico subito che il signor Costantino ha fatto parte della scorta niente meno che di Benito Mussolini. E la famiglia? Lei non va a parlare, signor Costantino. Lei non va a parlare, signor Costantino.